soltanto a 2 anni di distanza dall'apertura del museo sia già pronto un catalogo completo è già motivo di soddisfazione, credo, per l'istituzione che lo ha voluto. E poi soprattutto mi sembra riduttivo chiamarlo catalogo, non soltanto perché contiene le schede di 260 opere e occupa 570 pagine, ma perché è un monumento dedicato alla pittura italiana dell'Ottocento. Per la prima volta con questa raccolta di oltre 260 opere ci troviamo davanti ad una disamina dell'arte italiana del secondo Ottocento di area napoletana, romana dell'Italia centrale. Questo è fondamentale, importantissimo, perché l'arte italiana dell'Ottocento si muove su 4 aree geografiche, quindi l'area romana, l'area toscana, l'area lombarda e l'area napoletana. Quello che hanno fatto Venceslao Di Persio e Rosanna Pallotta è quella di assicurare alle future generazioni, alla cultura, insomma a tutti noi, che la loro collezione che hanno messo insieme con tanto amore, con tanta passione, con tanto anche ragione, perché è il frutto di studio e di ragione, di motivi culturali, rimanga appunto non solo alla città di Pescara, ma a tutto il mondo, a tutta l'Italia e a tutto il mondo. La collezione è di per sé stessa un'opera d'arte. Si pensa che l'opera d'arte è conchiusa in un solo oggetto museale. Invece noi dobbiamo pensare che la collezione, per così come è stata configurata, come è stata coltivata e costruita, è un unicum ed è un'opera d'arte. Va letta così. E questa cosa preziosissima a Pescara ha un'importanza strategica fondamentale e per i flussi turistici, ma anche per la cultura della città e dei dintorni della città.